Ciao ragazzi, benvenuti qua sul mio canale, io sono Vivo Libero e vi do il benvenuto su Farming Simulator 2019. Allora ragazzi, siamo su un'altra mappa che vi presento, che si chiama Dreisternoff, ok? È un nome un po' difficile da pronunciare, Dreisternoff, una roba del genere, ok? È un'altra mappa molto molto bella. Allora, vi faccio subito vedere. Partiamo praticamente da qua, questa è casa nostra. Qua c'è un pistolino che dovrebbe essere nostro nonno. Qua arriviamo per andare a dormire, praticamente. Abbiamo, guardate un po', io ho anche qua, ragazzi, come in altre mappe. Allora, qua c'è già subito un allevamento. Qua c'è il deposito del letame, questo è l'allevamento dei maiali, ok? Io ho già iniziato a prendere un po' di roba, perché ragazzi partiamo già con della roba che è veramente sgaruppata, vi dico la verità. Qua abbiamo il nostro pollaio, dove ci saranno le galline che gireranno per tutto il cortile. Fichissimo sta cosa. Partiamo con una mietitrebbia che non è questa, ma è una mietitrebbia tutta sgaruppata anche qua. E ho voluto prendere questa perché ragazzi almeno partiamo con una mietitrebbia un po' carina. Ho messo giù questo per le nostre balle, perché stavo già provando la nostra mappa. Abbiamo il nostro silos, questo qua, che è dove scarichiamo praticamente, dove scarichiamo la roba, e da questa parte è dove carichiamo il camion, ok, o il carro. Quindi è carino, non tiene tantissimo, mi sembra che tiene 200.000 litri, una roba del genere. Qui come potete vedere abbiamo l'allevamento di maiali, che adesso non ci sono maiali, qua è solo rappresentativa la cosa. Qua abbiamo un altro magazzino, dove partiamo già con questo carro caricatore. Qua c'è un altro magazzino dove noi possiamo depositare tutti i nostri mezzi, ok? Usciamo di qua, c'è una tettoia enorme come potete vedere. Quello è una cosa che ho già comprato io, perché partivamo proprio con delle cose basilari veramente schifose. Qua c'è un altro magazzino, è pieno di magazzini ragazzi, dove ritirare i mezzi, questo è poco ma sicuro. Ed è molto bello proprio per questo motivo qua, come potete vedere, vedete depositi, si potrebbe depositare balle oppure macchinari, guardate anche di qua ci sono sempre garage e si aprono tutti, ragazzi, si aprono tutti, anche le portine, guardate che roba, quindi tutto anche le porticine, vedete, è veramente bello. Qua abbiamo la nostra officinetta. E qui ragazzi abbiamo il nostro allevamento di mucche, ok? Come potete vedere non è gigantesco come quello là, però comunque è un buon allevamento. Qua abbiamo un bello spazio dove, ragazzi, purtroppo qua non abbiamo... Non abbiamo le trincee, quindi dobbiamo studiare dove mettere, che si potrebbero anche mettere qua, volendo le trincee, si potrebbero mettere qua, o se no ragazzi, perché poi dobbiamo anche depositare i nostri mezzi. Qua come vedete c'è sempre il nostro, puoi entrare sia davanti che da dietro. Si può mettere della roba qua sotto, addirittura qua c'è il nostro coso per il gasolio, ok? La cisterna. E poi abbiamo un piccolo deposito qua, dove c'è questo trattore nostro, che noi partiamo già con due di questi favorite e un case, ok? Il problema, eccolo qua, il nostro case, ok?
Allora, il problema è che partiamo con due Favorite. I due Favorite, ragazzi, io uno l'ho venduto, ho preso il nostro Fiat, perché, ragazzi, una casina ci va il Fiat, ci deve andare il Fiat per forza. Ho voluto prendere questa imballatrice, ho preso questa imballatrice, ragazzi, che l'andremo subito a portare a casa. E vi faccio vedere il tragitto. Intanto vi faccio vedere un attimino il nostro shop. Guardate, questo è il nostro shop, non c'è tantissimo spazio, prendi 5/6 cosucce e sei già pieno, quindi devi venire per forza a portare via la roba, altrimenti sei troppo pieno. Non è un problema perché è comodissimo. Quindi la distanza vi faccio vedere adesso. Guardate un attimino, intanto portiamo a casa anche l'imbalatrice che la metteremo di là. Anche questa mappa qua, ragazzi, a me piace moltissimo perché è suddivisa, questa è veramente suddivisa bene. Guardate la distanza, tu stai lì perché sennò ti passo sopra. Passiamo dentro questo piccolo villaggio, frazione, come la volete chiamare. È veramente carina, le case sono fatte veramente bene, ragazzi, guardate un po'. Praticamente siamo già arrivati a casa. Facciamo questa S, della quale noi di qua giriamo qua dove ci sono questi affari del latte e siamo a casa. Ma c'è da dire una cosa, ragazzi, abbiamo il nostro terreno è fino qua. Fino a dove metto il trattore, ok? All'altezza di quella casupola là. Da qui andare in quella direzione nostro, quindi anche questo piazzale. Questo piazzale, ragazzi, io volevo tenerlo per mettere i nostri mixer. E perché no, vedere un attimino mettere anche abbiamo dei boschetti, vedete, dei piccoli boschetti, questo è già nostro, quindi qua si potrebbe anche già incominciare a tagliare, volendo, non è un grosso problema. I boschetti qua non sono come quelli là, sono dei boschetti molto più piccoli e non, vi dico la verità, qua la legna non è che conviene tanto farla, perché i boschetti sono molto piccoli, cioè se volete fare anche la legna, sì, lo potete fare perché qua c'è qualche boschetto. Adesso vi faccio vedere, ok, com'è la nostra mappa. Guardate un po', allora la mappa è questa qua, non è enorme, abbiamo però suddiviso tutto. Partiamo già subito con due campi, quindi molto buono, della quale uno abbiamo già la vena da tagliare, vedete? Partiamo già con il 7 e l'8 come campi e il V6 come prato, quindi è molto molto ottima la cosa, eh? È veramente, diciamo che partiamo già abbastanza bene. Lo shop, vedete che è qua, quindi noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto questa strada qui, così, e siamo arrivati allo shop. È molto molto vicino, eh. Abbiamo i campi, diciamo che la mappa è piccola, non è grande. Però come potete vedere, ragazzi, il boscame non è tanto buono cioè, potete comprare le zone come potete vedere, no? Però non sono boschi come quelli che ci sono nell'altra mappa. Allora, adesso guardate, facciamo una cosa, vi faccio vedere questo bosco qua, ad esempio. Andiamo a vedere vicino a dov'è il nostro. Tanto dobbiamo andare a prendere dell'altra roba, eh. Ok, dobbiamo andare a prendere subito dell'altra roba nostra. Guardate
arriviamo qua, dobbiamo girare di qua. Sono fatti più o meno tutti così i boschetti, vedete? Guardate già ad esempio solo anche quello là di fronte. C'è un altro bosco là di fronte. Non sono malvagi, però ragazzi, sono boschi. Come vi posso spiegare? Sono boschi un po' particolari. Vi faccio vedere adesso. Andiamo a vedere un attimino qui. Stavo per, ragazzi, per non portarvi più farming, perché mi si era rotto il joypad e guardate, ragazzi, come l'ho dovuto aggiustare. Ho dovuto tagliare un pezzo di filo e aggiustarlo perché... opla, ne abbiamo spiaccicata una. Dobbiamo andare di qua. Allora, siamo arrivati più o meno a un bosco, ragazzi, vi faccio vedere. Non è malvagia, come cosa non è malvagia, vi dico la verità. Però sono boschi, vedete, un po'... sono proprio tipo pinete, ok? Non sono malvagi come boschi, però diciamo che gli altri sono molto meglio, quelli là sono più belli. Questi qua non sono malvagi, però diciamo che se si vuole si può arrivare anche a fare un po' di legna volendo. Non è un grosso problema. Adesso ho perso il trattore. Ah, eccolo qua. Nell'altra io credo che ci siano anche delle fabbriche da poter mettere. Volendo le posso scaricare, sempre Global Company, posso scaricare delle fabbriche. La mappa non è grandissima, stiamo girando praticamente tutto, quindi vi faccio vedere adesso qualcosa ancora vicino alla nostra... Non abbiamo tante cose come nell'altra, come nella The Valley. Questa qua è un po' una mappa particolare, più che altro è basata su single player, volendo. Per multiplayer non è proprio accettabile, perché è piccolina. Quindi qua vedete, abbiamo il piazzale, abbiamo, sì, abbiamo un po' di boschetto qua da tagliare, volendo possiamo anche lasciarlo così. E lei è tutta qua, cioè non c'è nient'altro, abbiamo solo due o tre allevamenti e basta. Però noi qua abbiamo le pecore. No, abbiamo le mucche, i maiali, ci mancano le pecore, ma la pecora le possiamo mettere ad esempio di là dove c'è quel pezzo grande che abbiamo visto prima, ad esempio da questa parte qui. Dove è finito? Ci dovrebbe essere un punto bello largo. Che però devo studiare dove è, forse di qui, forse qua. Vediamo un attimino. No, qua c'è tipo un praticello. Ok, qui c'è questo. Volendo si possono mettere le pecore qua. O se no, ragazzi, si può andare a vedere di buttare giù quelle piante, boschetto e fare l'allevamento di pecore lì. Cioè praticamente sto parlando di questo boschetto qua. Vedete? Buttare giù questo boschetto qui e fare proprio l'allevamento qui di pecore. Ok? Che potrebbe anche essere abbastanza fattibile come cosa. E boh. Altrimenti ci dovrebbero essere degli allevamenti in giro di pecore. Perché noi qua ad esempio abbiamo sì, maiali, mucche e galline. Le pecore, ecco, pecore e cavalli sarebbero qua, dove c'è il 9 e il 10, che non sarebbe neanche malvagia, perché ci sarebbero sia i cavalli che le nostre pecore. Andiamo a vedere, perché noi quello non è nostro, giusto?
Esatto, non è nostro, sarebbe da comprare. Andiamo a vedere un attimino. Andiamo a piedi perché dobbiamo attraversare. Allora, ragazzi, eccoci qua. Guardate un attimino. Questo è l'altro allevamento che vi dicevo, come potete vedere, circondato dal recinto. Si deve entrare da questa, no, da quella parte di qua. Dovrebbe essere dalla strada. Se non sbaglio, da questa strada ci dovrebbe essere l'entrata, esatto, l'entrata qui. Si entra qua. Qua c'è un bel piazzale grosso, guardate un po'. E qui abbiamo il coso dei cavalli, ok? Che dovrebbe essere, se non sbaglio, già nostro. Se non mi sbaglio, dovrebbe già essere nostro. Però non è nostra la zona. E qua ci sono le pecore, come potete vedere. Quindi questo è un piccolo allevamento, non è tanto grande per quanto riguarda cavalli e pecore. Non sarebbe neanche malvagia come cosa, perché vi dico la verità, non sarebbe poi neanche tanto malvagia, basta mettere qua un affare per le balle di paglia e di fieno, volendo, e possiamo essere tranquilli, perché qua a noi ci serve la paglia, volendo, l'erba e il fieno, e basta, e poi ci servirà la vena, ma la vena, ragazzi, la possiamo portare col trattore, perché intanto qua la strada non è lunghissima, ok? Può essere un'altra serietta da poter portare. Io per il momento, ragazzi, vi direi una cosa, io direi di fare quell'altra. Questa qua, ragazzi, magari la porto, me la faccio da solo, giusto per testarla, perché come mappa, ragazzi, questa è carina, però non è che mi istighi più di tanto, eh. Vi dico la verità, noi qua dobbiamo girare qui per andare alla nostra fattoria, come potete vedere, ci sono le stradine di campagna, non è malvagia come mappa, non è malvagia, vediamo un attimino cosa riusciamo a fare, ok? Io direi, ragazzi, che possiamo anche chiudere qua, perché intanto vi ho fatto vedere tutta la mappa. E c'è meno da vedere dell'altra, quindi non è che ci sia tantissimo. Io direi che per il momento la possiamo finire qua, ok? Vediamo un attimino, io incomincerò a portarvi intanto quella di là e la Facebook come sempre, e poi vediamo un attimino se portare anche questa, ok? Bene, ragazzi, come sempre un grosso bacione e un grosso abbraccio da Vivo Libero, mi raccomando, tanti bei like e condividete i miei video. Ok? Ciao, ragazzi, al prossimo gameplay.